Martedì 27 marzo, buona giornata dalla redazione del TG di Torino e Canavese TV. Non sono per fortuna in pericolo di vita i due pensionati rimasti lievemente intossicati dal monossido di carbonio ieri sera in un alloggio in via Roma a Volpiano. I due sono riusciti ad uscire di casa e a chiamare i soccorsi. Il monossido potrebbe essere fuoriuscito a causa del malfunzionamento di alcuni riscaldatori a muro. Incidente ieri pomeriggio sulla provinciale 2 dell'aeroporto di Caselle. Una Lancia Y che viaggiava in direzione di Cirié è uscita di strada per cause da accertare ed è andata completamente distrutta. Alla guida dell'auto una giovane di 23 anni di San Maurizio che è stata estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco. La giovane è stata trasportata all'ospedale di Cirié. E sarà invece l'autopsia a fare luce sui motivi della morte di Andrea Guzzon, leporediese di 39 anni, trovato a terra morto nel pianerottolo del reparto di neurologia dell'ospedale di Ivrea, dove lavorava come assistente notturno ai degenti. La causa più probabile è certamente un malore. L'uomo, infatti, attorno alle 3 del mattino, sarebbe uscito dalla stanza di un paziente dicendo di aver bisogno di prendere un po' d'aria perché non si sentiva bene e poi è stato trovato morto, come abbiamo detto, sul pianerottolo. Un 34enne di Rivarolo è stato arrestato dai carabinieri e poi posto ai domiciliari per molestie e minacce nei confronti dell'ex fidanzata. L'uomo, che non riusciva a darci pace per la fine della relazione, continuava a perseguitarla. L'ha seguita sino in caserma Rivara, dove la donna si è rivolta per chiedere aiuto e lì è stato fermato dai militari. Non mi sono accorto di nulla, lo ha ribadito al PM in procura a Torino il 52enne camionista del Salernitano, indagato per aver travolto una donna di 68 anni, Giuliana Minuto, trascinandola per centinaia di metri in corso Moncaglieri a Torino, provocandone la morte. L'incidente era avvenuto il 1° febbraio. Il camionista è indagato per omicidio stradale e ha spiegato che era la prima volta che passava da Torino. Non sono ancora note e chiare al momento le cause anche dell'incidente che ha costato la vita a Marco Pagliarin, di 52 anni, originario di Cigliano ma residente in frazione Pogliani a Chivasso, che ieri mattina da Re di Caluso ha perso il controllo della sua auto, una Fiat Grande Punto, che dopo essere finita contro un palo dell'illuminazione si è incendiata. Per lui non c'è stato più nulla da fare. L'uomo stava andando al lavoro alla Formitaglia di Mercenasco. E poi la pagina sindacale. Arca Technologies ha avviato le procedure per 103 licenziamenti. L'annuncio è stato dato ieri pomeriggio in Confindustria Canavese. Questa mattina la FIOM ha convocato un'assemblea con i lavoratori di Arca. La società ha presentato un piano di ristrutturazione per ridurre il proprio organico, attualmente composto da 282 lavoratori e 11 dirigenti. Il taglio interessa 102 addetti e un dirigente, più di un terzo dell'attuale forza lavoro. E poi torniamo a parlare delle giornate del FAI di primavera. In Canavese, per andare a conoscere una delle residenze private che ha aperto i battenti al pubblico, il Castello di Banchette, ed è stata per molti una piacevole scoperta. Tra gli edifici visitabili durante le giornate FAI di primavera, anche il Castello di Banchette. All'inizio del 2013 la proprietà del castello passa alla famiglia Quaglia e l'intenzione dei nuovi proprietari è quella di offrire a tutti la possibilità di godere dell'eccezionale bellezza di questa location unica, finora chiusa al pubblico, ridandone nuova vita e rendendola disponibile per eventi memorabili. I lavori fatti in questi anni hanno riportato il castello ed il parco al loro antico splendore. E per la prima volta, in collaborazione con il FAI, si sono aperte le porte della fastosa dimora storica. Una residenza che porta con sé secoli di storia. Seguendo il magnifico e lungo viale alberato, si viene colti quasi di sorpresa quando, dopo l'ultima curva in mezzo al verde, si apre davanti ai propri occhi l'imponente bastione sovrastato dalla torre, dalla merlatura a forma scalare,
caratteristica del castello. La balconata del parco offre un panorama d'eccezione sul fiume Dora e sulla natura mozzafiato di uno dei più bei fiumi d'Italia. Infiniti sono gli angoli suggestivi del parco secolare, un vero gioiello di cui pochi conoscono la storia. Verso la fine del 1200, poco distante dall'abitato di Banchette, sorse una casaforte di forma quadrata, con ingresso per ragioni di sicurezza all'altezza del primo piano, con poche e strette finestre, aperto nello spessore dei muri. Qualche decennio dopo, questa costruzione fortificata si abbellì e diede origine al castello baronale, o castello del feudatario minore. L'aggiunta di una torre sul lato della casaforte, oltre che conferire un tono di castello, garantiva un'ottima difesa in caso di necessità. Nei secoli XV e XVI si arricchì di una cinta e piccole costruzioni addossate a questa, restando sempre nello schema del castello baronale. L'incuria degli uomini portò poco per volta alla rovina l'edificio, tanto che la metà del 1800 esistevano solo più le murature esterne, diroccate in più punti. Fu poi ricostruito con molto buon gusto. Visto da vicino, rileva la grazia del suo stile e fa spicco tra gli alberi che lo circondano per il colore dei mattoni a vista su cui il tempo ha steso la sua patina. Il tetto, con merli a coda di rondine, presenta una curiosa forma scalare che raramente si riscontra nei castelli. Il restauro di quelli che erano solo più ruderi fu operato dalla famiglia Pinchia, che aveva ottenuto il titolo nobiliare dal re Vittorio Medeo di Savoia, e l'ultimo dei suoi esponenti, Emilio Pinchia, politico, scrittore e poeta, conte di Banchette, affidò Ottaviano Germano, collaboratore di Alfredo d'Andrade, il compito di far diventare il castello una residenza per più gruppi familiari, così come si presenta oggi agli occhi dei visitatori. L'attivazione in Piemonte di un centralino unico per tutte le emergenze ha consentito nel corso del 2017 di filtrare oltre 682.000 chiamate non congrue, quasi una chiamata su due fra tutte quelle ricevute, evitando di allertare senza motivo mezzi di soccorso e forze dell'ordine, permettendo agli operatori di concentrarsi ovviamente sulle reali necessità. Il primo bilancio dell'attività del numero unico 112 è stato tracciato ieri mattina dall'assessore regionale alla sanità Antonio Saitta nel corso della seduta della quarta commissione del Consiglio regionale. E prosegue a Volpiano l'iter per la realizzazione dei nuovi uffici del Comune. La Giunta ha approvato in linea tecnica il progetto di recupero e ampliamento dell'ufficio relazioni pubbliche. Prossimo passaggio è il parere della Sovrintendenza per i beni architettonici del Piemonte. Il progetto prevede la realizzazione di un open space con un front desk per separare l'area riservata al pubblico da quella destinata all'elaborazione e archiviazione dei documenti su 130 metri quadrati di nuova superficie. L'investimento previsto è di 290.000 euro. Giorgia Enrico, di Pavone, 16 anni, che frequenta la seconda H del liceo internazionale Carlo Botta a opzione spagnolo, dalla prossima estate si trasferirà a Madrid perché in quella città ha vinto una borsa di studio dell'Accademia della prestigiosa compagnia di balletto di Victor Ullate. Giorgia il 3 marzo scorso ha sostenuto la prova di selezione insieme ad altri 25 aspiranti provenienti da mezza Europa e dopo oltre una settimana ha preso via mail che era stata accettata insieme ad un ragazzo, gli unici 2 su 25 candidati, l'unica italiana peraltro della selezione. Borsa di studio e liceo quindi per continuare gli studi a Madrid. Per lei un sogno che diventa realtà e quindi auguri a Giorgia.
E in chiusura, visto che abbiamo il tempo di farlo, godiamoci per intero il giro delle colline nel cuore delle Vaude. È stato inaugurato sabato, è un percorso naturalistico di circa 10 km fra Vaude e Front, da percorrere a piedi o in bicicletta in un ambiente davvero unico. Un percorso naturalistico, 10 km da fare a piedi, da fare in bicicletta, due comuni, Vauda, Front, una struttura privata, avete fatto un mezzo miracolo. No, è stata una bella iniziativa, un bellissimo esempio di una collaborazione efficace tra il pubblico e il privato. Fortunatamente ci sono due realtà imprenditoriali preparate che lavorano per il territorio, avevano bisogno di una collaborazione del pubblico. E credo che ce l'abbiamo messa entrambe le amministrazioni, sia Vauda che Front, ed è venuto qualcosa di positivo per la cittadinanza, per gli abitanti, per tutti. E poi avete coinvolto le associazioni sportive e non del territorio, quindi c'è anche un coinvolgimento della popolazione. Certo, certamente c'è questa associazione ciclistica di Massimiliano Milan, Rock Bike Team, che organizzerà poi delle scuole, delle passeggiate in mountain bike. C'è l'associazione Noceto. Questo cos'è? Uno sbocco turistico oppure un progetto di aggregazione, un progetto ambientalista? C'è un po' tutto. C'è tutto, c'è anche un recupero del paesaggio, della natura, che purtroppo è da molti maleducati bistrattata. Abbiamo grossi problemi di abbandoni di rifiuti e questo è un bellissimo esempio anche di riqualificazione ecologica del territorio. Si permetterà anche una maggiore sorvegliabilità di certe zone che, non essendo invece prima percorribili, magari rimanevano un poco abbandonate a se stesse. E per l'amministrazione comunale un bel progetto ad un investimento molto basso, possiamo dire. Sì, diciamo che non è stato uno sforzo economico particolarmente importante, anche se poi misurato sulle dimensioni dei nostri due comuni, anche piccole cifre che sono state circa 2.000 euro per ogni amministrazione sono comunque importanti considerati i nostri bilanci. Noi abbiamo contribuito con la cartellonistica. I privati si sono impegnati a recuperare i sentieri e a sistemarli da un punto di vista manutentivo e le amministrazioni hanno fatto la loro parte fornendo la segnalettica. Un bel progetto, i comuni, i privati, la gente, è sempre più difficile fare progetti come questo. Beh, è difficile, però se uno ha la voglia, la determinazione, riusciamo, come si vede, a realizzare delle cose. Tra il 15 di aprile ci sarà il randonnée sulle Vaude, passeranno anche di qua vicino al Noceto, passeranno Front, andranno a Vaude, passeranno da San Carlo per congiungersi al Voto Velodromo a San Francesco. Qui una sinergia tra comuni, la volontà di fare delle cose, i privati che mettono a disposizione anche le loro strutture, tutto insieme si può fare. Come sempre, un po' di voglia e un po' di determinazione e le cose si fanno. Più che le risorse servono le idee in questo periodo? Beh, questo è un problema non solo di questi giorni, è un problema che da un po' di anni che le idee scarseggiano. Fortunatamente gli amministratori locali dimostrano più voglia di fare, voglia di operare sul territorio rispetto alla politica nazionale. Direi che insomma abbiamo qualche carta in più da spendere. Un bel progetto, dentro però c'è un bel po' di lavoro. Sì, specialmente a pulire tutti i sentieri e poi soprattutto a piantare tutti questi paletti e poi già idearlo è già un problemino, perché bisogna vedere bene di fare una cosa ben fatta. E quindi però bisogna ringraziare appunto Milan e chi si è adoperato per fare sto tracciato, che è veramente molto bello. 10 km, io sono podista. E quindi se uno vuole venire a allenarsi c'è tutto, salita, discesa, sterrato, c'è di tutto un po'. Un bel percorso. E per chi fa sport e anche per chi vuole solo fare una passeggiata. Una domenica pomeriggio, una famiglia che non sa cosa fare, viene qui, arriva in piazza Front, c'è tutto segnalato e poi si ferma qui a bere qualcosa e poi arriva di nuovo a Front e si passa la domenica. Ed è tutto per questa nostra edizione del TG. Io vi ringrazio per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento di giornata.